È finita col pubblico a spellarsi le mani per il secondo scalpo di prestigio conquistato dall'Arezzo. Dopo il Frosinone, anche il Siena ci ha lasciato le penne, pagando la verve Amaranto e uno spirito battagliero che ha avuto la meglio sulla tripla differenza di categoria. Sarà anche calcio d'agosto, ma va benissimo così. Davanti alla dirigenza, al gran completo, l'Arezzo si è schierato con l'albero di Natale per il debutto casalingo. Mezzanotte ha piazzato Di Santo e Martinez dietro e Sussì. Di fronte il 4-3-3 di Beretta per un Siena che ha rischiato perfino di non iscriversi alla B. Senza timori reverenziali, l'Arezzo ha attaccato ogni volta che ha potuto e già al primo minuto e Sussì di testa ha fatto gridare al gol su azione d'angolo. Il match è salito di tono quando Martinez ha dato il là a un paio di ripartenze fulminanti. Dapprima è stato il giovane Di Santo a puntare Della Fiore e calciare verso la manna una rasoterra troppo debole. E poi è toccato a Carfora, appena entrato in area bianconera, battere sul fondo senza inquadrare lo specchio della porta. Proprio il mancino ex Pontedera al minuto 32 si è trovato sul piede sbagliato, cioè il destro, il pallone che avrebbe potuto sbloccare il punteggio, ma la manna se l'è ritrovato in bocca e il gol allora è arrivato dall'altra parte. Sul traversone di Mato, Pulzetti in bello stile ha firmato la rete dell'1-0 freddando Scarpelli e mettendo la parola fine su un primo tempo piacevole ed equilibrato. Nella ripresa, come al solito, i due allenatori hanno rivoluzionato le squadre, ma l'Arezzo non ha perso né smalto né aggressività. Così al 15esimo un fallo su Cubillos al limite dell'area ha originato una punizione che lo stesso colombiano, dopo conciliabolo con Rubechini, ha infilato sotto l'incrocio dei pali, lasciando Farelli immobile come una statua di marmo. L'estro di Cubillos è tracimato anche nell'esultanza tutta sudamericana, balletto sotto la tribuna con i compagni a fare il mucchio selvaggio e pubblico in visibilio pensando a cosa potrebbe succedere in campionato. Il tempo di vedere David deviare sul palo un tapine da distanza ravvicinata di Rossetti e l'Arezzo ha messo la freccia del sorpasso. Imbeccata di Cubillos, gran cross di Ciogli da destra e incornata volante di Diemé. L'anno scorso oggetto misterioso e adesso bomber d'estate. Per il senegalese il secondo centro dopo quello contro il Frosinone. Il gol buono per mandare in brodo di giuggiole i mille del comunale. Il forcing finale bianconero ha prodotto qualche pericolo per la porta di David, ma nessun gol. E così, mezzanotte ha messo in archivio una vittoria che è una tocca sana per il morale che ai più attenti ricorda un altro 2-1 in amichevole, sempre sul Siena nell'estate del 2003. Quella volta sbocciò l'Arezzo di somma, adesso basterebbe molto meno per lasciare le angustie e le oppressioni della Serie D.